come coordinatrice insieme a Paola Panceroli in questo appunto articolato progetto integrato. Il modello appunto di attività di lavoro tra pari lo si è sperimentato attraverso la collaborazione tra colleghi, tra docenti di scuole differenti. Infatti noi abbiamo coordinato tre scuole medie, la montagna, la alla bassa, diciamo, la stessa di Rubiera, appunto di Rubiera, verso Modena, attraverso la via Emilia, la Reggio Emilia, e la città. La scuola Leonardo da Vinci, infatti, è proprio a fianco al nostro bene, di cui abbiamo trattato in maniera, diciamo, emozionale e partecipata, e per questo motivo abbiamo scelto il codice digitale per appunto intervenire e dare soprattutto la parola ai ragazzi. I ragazzi sono quasi dei nativi digitali, quelli che noi abbiamo in classe, sia quelli delle medie che appunto al liceo. Il nostro liceo è appunto l'indirizzo multimediale, e per questo che è la seconda volta che ci applichiamo nella realizzazione di un ebook, che tuttavia non è un ebook semplicemente la trasposizione a libro digitale di cartaceo, ma la modalità appunto didattica viene trasferita, come cerchiamo di dimostrare attraverso tre esempi che adesso vi mostriamo, nel partecipare e dare appunto attraverso la classe rovesciata la parola in cattedra anche ai ragazzi. Quindi vi proponiamo sostanzialmente adesso una MPDF, quindi la traduzione, diciamo, non è ancora online. Qui abbiamo una versione 0, diciamo, che tuttavia tra poco potrà essere scaricata gratuitamente sulla Play Store. Infatti l'ebook di Occhio a San Domenico, che si è in presentazione citata, è già scaricabile, quindi se voi andate su ebook di Apple Store potete scaricare il lavoro dello scorso anno prodotto grazie appunto al concorso Io amo i beni culturali. Quest'anno invece trattiamo, diciamo, dei chiostri di San Pietro. Allora da qui noi partiamo e vediamo queste parole evocative che dimostrano appunto un principio, cioè quello di lavorare in maniera anche emozionale sul territorio, e in particolar modo si parte, come dicevamo, dalla montagna con le casatorre. Le casatorre, io do la parola alla collega che, avendo cambiato scuola di lavoro, quest'anno non è più alla scuola Enrico Fermi della montagna dell'Appennino Reggiano, appunto, ma si è spostata, non ha i ragazzi a seguito, quindi è l'unica, diciamo, anomalia rispetto agli altri interventi. Noi lasceremo la parola alle immagini, come dicevamo, e ai ragazzi. In questo caso lascio la parola alla collega, appunto, di Casina, che commenta le terre di Matilde. Il tramite con il nostro bene, appunto, il chiostro di San Pietro, è il territorio, cioè le terre che Matilde ha concesso ai benedettini, appunto, i primi abitanti del nostro chiostro di San Pietro. Grazie. Buonasera. Allora, vi farò vedere una breve carrellata di questo laboratorio che ho attivato insieme ai miei alunni. È un laboratorio di un'attività fotografica che poi è confluito in una mostra che ha partecipato anche alla Settimana della Fotografia Europea. È uno sguardo che noi abbiamo rivolto al nostro paesaggio, al nostro territorio, facendo emergere queste costruzioni, queste case che sono state realizzate all'inizio dell'anno 1000, per poi concretizzarsi in queste case tipiche verso il 1400. E sono delle case molto semplici, a torre, e terminano con il sottotetto dove veniva posizionata una piscionaia, una colombaia, no? E erano delle case abitate da signori che avevano in gestione i territori concessi dalla Gran Contessa Matilde. E queste case sono posizionate tutte sulle colline, no? Del nostro Appennino, e sottolineano proprio la linea curva di questo territorio, di questo paesaggio. Poi sono stati fatti anche degli elaborati del pittorico, grafico, per parte della ragazza. Grazie.
lavorano più in turno. Si cominciò a costruire l'ospedale di Baviera nel 1535, vicino al fiume Secchia, in un punto dove il guado è più facile. Per volontà dei Sacrati, una delle famiglie più ricche di Ferrara. La chiesa a fianco a essa, che abbiamo sempre visitato, venne affrescata da Benvenuto Tisi, detto il Garofalo. L'ospedale cessò la sua attività nel 1765, quando il duca di Modena, Francesco III, lo soppresse. Offriva ospitalità per una notte o un pasto e deteneva i diritti sul passo del Secchia. Ci siamo recati a visitare l'edificio a piedi e una seconda volta in bicicletta. Tornati dalla visita abbiamo rielaborato i contenuti aggiungendo informazioni raccolte da vari testi, prendendoli sia dalla biblioteca della scuola che dalla biblioteca pubblica. Abbiamo scattato molte fotografie al chiostro, alla campana, che era un richiamo per orientare chi giungeva di notte. L'esperienza ci è piaciuta molto perché ci ha fatto riscoprire una parte del nostro passato. Il fenomeno del pellegrinaggio si diffuse nel Medioevo fino a diventare un fenomeno di massa. La Via Emilia era un passaggio obbligatorio per tutti quelli che andavano e venivano dal nord Europa. Ci siamo divertiti a riprodurre l'abbigliamento tipico dei pellegrini che permetteva loro di essere riconosciuti. La tunica, detta la pellegrina, il mantello con cappuccio, detto il sarrocchino, il petaso, cioè il cappello a tesa larga, un bastone, il bordone, a volte una zucca vuota come borraccia e una bisaccia come bagaglio personale. Questo abbigliamento particolare dava al pellegrino il diritto a un trattamento particolare. Essere ospitato gratuitamente per il pranzo, per la cena e la notte, essere curato nell'infermeria o ricevere assistenza religiosa. Chi non poteva fermarsi riceveva pane e vino e qualche capo di bestiario. Abbiamo letto dei documenti e visto le copie dei libri contabili, dai quali abbiamo conosciuto anche storie personali. Inoltre, come si può vedere dalle foto, due di noi si sono travestiti da pellegrini. Allora, noi ci siamo chiesti anche come costruire una rete che colleghi i beni culturali emotivamente, sia quelli della nostra zona, sia quelli di Reggio Emilia. Quindi siamo partiti da un'esplorazione diretta del territorio, passeggiando e percorrendo in bicicletta gli spazi, e da ciò è nata una rete di percorso fra un bene culturale e l'altro, che è fisica oggettiva ma anche soggettiva e fatta di emozioni. E questa rete illustra percorsi ciclabili divertenti per mezzo delle piste ciclabili che abbiamo percorso, e presenta anche punti di ristoro quali agriturismi e ristoranti, da cui nasce quindi anche un percorso gustoso. Naturalmente è stato anche un percorso estetico che attraverso l'arte dà una bellezza. L'arte è dunque soprattutto un'esperienza emotiva, almeno per noi, ha un valore particolare se coinvolge, come è accaduto per questa ricerca. E per tutto ciò è stata importante la tecnologia, in quanto le nostre esperienze sono basate anche sui video e la fotografia che abbiamo usato per documentare i beni e i nostri percorsi. Come si può osservare dentro di un discorso? Passiamo sul percorso, quindi queste erano le emozioni. Adesso entriamo all'interno del bene e vediamo come con la scuola che sta proprio a fianco a Reggio Emilia del bene ci si stia confrontando attraverso un altro mezzo che è appunto la radio della scuola, il web, sul tema dell'identità. Noi siamo la classe multimediale del liceo artistico americano Chierici e l'anno scorso abbiamo collaborato per il progetto Occhi e Chiostri
San Pietro. Prima di vedere la bellezza e riconoscere i chiostri, abbiamo voluto fare un progetto sulla nostra identità grazie a delle metafore. Vogliamo ringraziare il progetto per i beni culturali per averci dato la possibilità di conoscere questi edifici di cui non avevamo mai potuto apprezzare appieno la bellezza. Per questo progetto abbiamo collaborato con la scuola media Leonardo da Vinci attraverso l'intervista. L'intervento è stato complesso, abbiamo svolto diverse attività e effettivamente il confronto è stato diretto tra pari, cioè i ragazzi delle medie, spinte dalla curiosità dei più grandi del liceo, hanno posto a distanza di un'intervista e questo ha determinato il confronto. Per capire qualcosa di più dell'identità si sono fatti invece all'interno del liceo dei laboratori effettivamente legati all'identità che hanno prodotto anche dei logo, quindi delle immagini grafiche. Lascio la parola ad altri ragazzi. Abbiamo intrapreso, fin dalla prima media, il progetto della web radio. La nostra web radio si chiama Radio Leo Web e si può ascoltare sul sito Speaker. In questa radio abbiamo registrato delle nostre lezioni di storia, delle interviste e delle poesie in lingua originale, perché nella nostra classe conosciamo diverse lingue, e dei brani riscritti da noi. Alle varie
sul piatto di San Pietro e allo stesso tempo nella quotidianità e quindi il confronto con la reinterpretazione personale e fotografica in cui il soggetto principale era appunto il gesto. Gesto reso come il corpo che si pone nello spazio e la relazione tra corpo oggetto e tra corpo con un altro corpo. Allo stesso tempo l'importante differenza tra il gesto e il movimento, il significato che diamo al gesto all'interno delle nostre vite e che possiamo, cioè qui abbiamo la possibilità di esprimere attraverso il dialogo senza dialogo. Infatti la gestualità è un dialogo senza dialogo, e non, cioè il gesto in sé non è solo un movimento corporeo, ma è uno sguardo, è un sentimento, un'emozione, e la gestualità viene reinterpretata in diversi ambiti e campi. In fotografia infatti ci siamo soffermati sull'attualizzare i gesti attraverso uno scatto fotografico, mentre nell'ambito della danza, che ha la capacità di sintetizzare la valenza significativa, grazie ai due coreografi Enrico Morelli e Michele Merola, che hanno creato un balletto all'interno dei chiostri, si è creato un rapporto tra corpo e spazio, dove le cesure tra il corpo e lo spazio, tra la danza e i contesti abitativi ci aiutano ad interpretare un viaggio di apprendistato verso l'osservazione e lo studio. All'interno di questo balletto abbiamo trovato la massima espressività del gesto, e grazie alla bravura dei ballerini di danza contemporanea e a effetti che hanno creato un'atmosfera diversa dal luogo rappresentato dai chiostri. Un grande esempio di luogo di filosofo e coreografo ci viene detto da Virgilio Sieni, che affermava che il luogo era il luogo del corpo, diviene lo spazio in cui ci esprimiamo. In filosofia abbiamo trattato di testi di filosofi contemporanei dove l'essere dell'arte e del gesto diviene come